con il cappellino che mi avete già visto nel video, l'ho acquistato a Primark, in un video già ve l'ho presentato. E perché oggi sono qui? Indovinate un pochettino. Dove sono? Ve lo faccio vedere. Sono contentissima. Prendo la camera e vi faccio vedere dove sono. Va bene? Siete pronti? Guardate dove sono. Sono sul terreno. Siamo venuti a controllare per vedere come procedono i lavori. Hanno scavato, questo ve l'avevo già detto, e adesso andiamo a vedere che cosa c'è all'interno. Vedete un po' cosa c'è? Wow, vedete com'è profondo. Ecco, allora lì, questa è la profondità, vedete? Guardate che cosa. E poi hanno messo questo. Io ovviamente tecnicamente non ne capisco proprio niente. Allora, questa è la situazione. È bellissimo, sono contentissima perché i lavori procedono. Se vedete che li muovo, perché vedete a terra è tutto così, allora è difficile camminare. Ecco qua, avevo proprio voglia di venire qui e di vedere un po' come procedono i lavori. Siamo appena arrivati. C'è ovviamente un caos, tutta l'attrezzatura, vedete un po', c'è veramente tanto lavoro da fare, ma ecco, quello lì normalmente dovrebbe essere il perimetro, no? Della casa. Bello, 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 veramente. Contentissima che i lavori stanno continuando. Speriamo che non si blocchino per nessun motivo. A febbraio 2022 normalmente dovrebbe essere pronto. Ci dovrebbero dare le chiavi. Qui c'è veramente tanta roba. Che bello, sono contentissima, contentissima. Speriamo. Adesso gli operai sono andati via e quindi noi ne approfittiamo per vedere. Ecco qua, bello, bello perché i lavori continuino, perché altrimenti di bello non credo proprio che ci sia, non ci sia veramente niente di bello, ma che cosa sono queste cose qui, come sembrano come delle piccole casette, 1 2 3 4 5, che cosa saranno? Boh, non ne capisco assolutamente niente. Mio marito è là che mi sta aspettando, vediamo un po' se lui riuscirà ad aiutarmi a risolvere l'enigma. Questa è tutta la terra che hanno tolto, tutta la terra quando hanno scavato, e là
ci sono poi le altre case. Lì ci sono le case che devono costruire, ce ne sono due che sono già quasi finite. Vedo che hanno messo già le finestre. Non ve le voglio inquadrare appositamente da vicino perché per rispettare comunque la privacy, però vedo che ci sono già le finestre, il tetto. Quindi la famosa campana, la famosa campana. L'altra volta mi ricordo che c'era una persona che mi ha detto: non lo so se mi potrebbe dar fastidio vivere con una campana. È la campana della chiesa, ma no, non penso proprio che mi possa dar fastidio. Poi alla fine che cosa ha fatto? Ding, ding, cioè, 2 volte. No, no. C'è ben di peggio nella vita. E là poi ci sono tutti gli altri vicini. Ah, questi sono i famosi alberi che non sono in un buono stato, quindi hanno deciso di abbatterli completamente perché a quanto pare hanno dei problemi. Io adoro gli alberi. Avrei preferito magari tagliarli, accorciarli. Mi hanno detto no, è meglio tagliarli perché hanno qualche problema. Quindi, ragazzi, che dirvi? È un mini video, ma secondo me è bello intenso perché mi piace condividere con voi questa bella esperienza. E così potete magari un po' capirmi che cosa vuol dire stare lì e non vedere l'ora che tutto proceda al meglio. Io un attimo spengo, così vi voglio salutare. E quindi, come dicevo, sono veramente molto contenta che le cose stiano continuando. Se avete delle domande da farmi, se avete qualche consiglio, scrivetemi pure, vi risponderò, leggerò tutti i vostri commenti. Se il video vi è piaciuto, ovviamente mettete un bel pollice all'insù. Non so se magari tra le persone che mi guardano, che guarderanno questo video, c'è qualcuno che sta vivendo più o meno una situazione simile. Comunque, sono veramente contenta di condividere questo passo molto importante con voi e quindi io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!